Ecco, c'è qualcosa in tavola, c'è, qualcos'altro manca. Manca lo Zola, meraviglioso, se no si scioglie. C'è anche il miele fatto da Daniele, con il formaggio fatto da Francesco, con il vino fatto dal Mariolino. E niente, aspettiamo. Allora, le prime arrivate, come sempre, sono la mia zia Piera e la Edda. Eccoci qua. E vediamo un po'. Vediamo un po', dove vai, zia? Vado di lì. Ma dove? A prendere cosa? I funghi. A prendere i funghi? Sì, a cercarli. Va bene, torna vincitrice. Registri anche quello che dico? Sì. Mannaccia. Niente parolacce, ecco. No. Edda, non prendere freddo, eh? No, sto qua 10 minuti a vedere fin dove Arrivederci. Vai. Fin dove Ciao. Vai? Vediamo se porti a casa qualcosa. No. L'importante è che porti a casa ancora il bastone. E ti. Ci abbiamo chi primo arriva me li alloggia. Ecco, buon appetito. Grazie, posso? Certo. Ecco, fuori uno. Trovati? No, purtroppo no, ma l'habitat è proprio per i funghi. Adesso capisco perché tutti li trovano quando vengono qui, ma non ce ne sono in giro, sono pochi. Guarda che arriva qualcuno con la macchina bianca. In fondo alla strada, no? All'inizio c'è un platano pieno di funghi. Ma sono buoni o sono male? Sì, hai ciudito. Ma davvero? Mamma, che io prendo la macchina e vado. All'inizio. E questi qua sono la delizia degli intenditori. I pêcheurs. Ma non so chi li mangia, io e Daniele li mangeremo sicuro. E anche mio papà, anche sono anche nella cassola però. È bravissima, brava. Poi gira di là, non guardare me, guarda di là. Mi devo girare piano. Che? Gira di là. Se no la gente che gira la testa, che meraviglia. Beh, questa non lo so se è cotta. Questa cos'è? Con questa? Lo yogurt ai frutti di bosco. Che meraviglia. Ma non so perché. Torta di mele. Mi sembra un po'. Grazie Roby. Allora. Cosa hai portato? Cosa hai portato? Ma che meraviglia, ragazzi. Allora, una è spettacolo. Ricotta e pere. Mamma mia, che spettacolo. E l'altra vedere bene, sono da sparire. Però ci vuole lo zucchero vero. Avevo già messo lo zucchero, ma si è bella così. Assorbito. E l'altra prendiamo, apriamo un attimo. Eh sì, No, è normale, Dani, non ti preoccupare. Insomma. Colesterolo a iota. La apriamo bene. Andiamo il tesoro. È fatta te, Agata? No. Non è fatta te, Agata? No, era cotta ieri sera. Oh. Qualcuno mi ha detto, mamma. Sempre quando vai via le fai le torte. Che meraviglia! Che bellissima! E questa è crostata con la marmellata di ciliegie che ho fatto. Applauso. Applauso. Grazie. Eccoli qua. Dai, vieni. I più belli. Ciao. Ma mettila sotto il portico. Ah, va, rusola lì. Io sono Claudia, è la moglie del signore, vero? Sì.
è andata a Fungi, li ha trovati. No. Ciao a tutti. Mamma, come ciao. Ciao, 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 Mario. Ciao, Mario. Ecco il capo. Come è cresciuta? Papà, papà. Ma la signorina è bello. Papà. Ah, io sono 18. Cosa? Ciao, ciao. L'Agata ti ha salutato bene. Che bello. Che bel caffè, dammi un po' me, dai. Quello dei boss. Eccoti. Fatto. Come va la macchina? Benone, guarda. 50 all'ora, il codice. Come 50 all'ora? Poi ho messo la seconda. Clu, clu. Bene, io sono pronto. Anche gli loro, altri? Guarda, anche loro. Andiamo. Vieni, tra. Tirare. Buongiorno. Ah, ecco perché. Dai, dai, dai. Vai, 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 vai. Ah, dai, vai, vai. Che per caduto. Ciao. 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 Dai, siamo pronti? Siete pronti? Dai, dai. Agata, tutto bene? Dai via. Tu qui quello del pepino? Sì, il tuo. Già sapevo di mangiare. 200.000 lei questa. Questa devi condividere che guadagni con lo zio Mario. Sì. Io sono più modesto, ti ho messo su quegli altini, soltanto 500. Non sono bello. No, guarda che lui no, è stato. Qui, brava. Ma, e non è davanti, basta. Prima della cascina, non è vero la grappa, la leggeria. Va bene, certo. Io no, bisogna berla per digerire. Allora, la tradizione è che prima di mangiare la cassola bisogna bere un bicchierino di grappa. E se sono due meglio. Anche tre. Anche perché digeriscono bene e la pesano. Va bene. Sul sapore. No, pesano. Ok. L'acqua santa. E che poi tu sai lì, che non c'è mai la famiglia da dare da mangiare, si ha da mangiare anche i vecchi. La Claudia la... sta facendo tutto la Clara. La Clara, sì. La Clara. Quindi la mia Clara. Sì. Buono, buono, buono. È il vino, te. Va bene. No, ok. Dove stai facendo, Massimo? Tu cosa stai facendo? Al pesce. Vieni. Aspetta. Soffia bene perché scotta, se no aspetti un attimo. Poi basta, giriamo su. Qua, cos'è che poi? Se, sedano, alloro, pepe nero che non si vede. Questo rifà tutto, rifà tutto. È il piedino di maiale. Rifà tutto. Sedano, okay. Alloro, buono. Pepe nero in fondo, che non si vede. Che non si vede. E questo è il piedino del maiale. Solo per esperti. Solo per esperti. Adesso cosa fai? Lo porti ai commensali. Adesso lo porto ai commensali. Daniele, guarda Daniele. No, porco cane, arrivo. Aspetta, vai. Ma
che sta cadendo a destra, a destra, a destra, prendila. Guardala. Ah, scotta. Ah, scotta. L'hai filmato. L'ho filmato, scotta. Mi sono scusa, scotta, ti ho detto che scottava. Non ho le mani fredde. Ho messo la mano sotto, mi sono scottato. Non pensavo fosse sporco il coltello. Ho messo la mano sotto, mi sono scottato, guarda. Ma sono scottato la mano. Io ho provato. Ti ho ripreso. Non è la prima volta, io ho provato già anche a pelarmi col viso. Giovanotti, come va? Bravo Mario! Buona! Tutto buono! Ma per umiliare! Ma che umiliato c'è! Quanto? Un miliardo, di che capo un miliardo? Fai un miliardo! Dopo sta fegata, ti ha preso una canta in giro, ti ha preso una stai giù per da fa. Adesso fa via. Deve entrare la macchina. Oh, mamma. Ecco la nanca. No, sono tutte balle. Le cacce di via Colombo una tavola. E ciao, via Colombo, mi sono teccato a camminare, per neanche la badante. Oh. Applauso, applauso. Un monologo traviato. Ostia spenta! Da vedere se il fiore dalla bocca di Metusalemme. Era spenta. Davvero? No. Massimo! Ecco, poco perché sono brucia. Sì, ma niente, corretto. Wow! Clara, intanto io puoi dare. No, un euro per volta. Le castagne sono in tavola. Massimo, dimmi. La bella gioventù. Eh sì. Non bella, bellissima. Gioventù bruciata. Poi hai sentito? Gioventù bruciata. È brava. Oh signore. Allora, stiamo per illustrare e far conoscere ai nostri amici delle traduzioni dall'italiano al nostro dialetto milanese, per cui c'è qui un bel milanese, ok, che non è un giargianista, giargiana. Giargiana è un giargiana, è un giargiana, no. Che non è un giargiana, non sono giargiana. Okay. Allora io ti chiedo in italiano e tu mi devi tradurre. Cosa stai facendo? Se ta se tre fa cos'è? Ok, bravi, bravi, bravi. Questa è l'altra domanda che ti pongo. Sto cucinando barbabietole e albicocche. Son tre fa, biedraf e mugnac. Bravo, bravo. Bravo! Il pavimento era così bagnato che ho dovuto dare passare la segatura. L'erin si bagnà che ho dovuto passare. Gira, no, ci sta, ci sta. Questo è forte. Non importunarmi e levati dalle scatole. Rompo un linghi bal e veda via il culo. Questo è vero. Lasciami in pace. Sta su de dos. Ok. E poi gli amici chiedono, quando vado al Carrefour vedo cash and carry. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? No, porta ca. Ciappassi e porta ca. Ciappassi e porta ca. Poi questa è l'ultima. Qualcosa è meglio di niente. Piuttosto che di good, me è piuttosto. Bravo. No, non mi sembra c'è che me lo dai proprio no. Basta.
Facciamo un brindisi. Brindisi. Vediamo. Dai, tira su. Tira su. No. Oh, finalmente. Finalmente per lui, eh. Ti quando arrivi sul punto di mandare giù la vassoia in su la sua ascensore la non si otterrà addirittura la piano e ciò mio ma con l'ascensore da capisare che va di cacatafè quindi fai quanta caffè io trovo l'ascensore te ne trovai in giro per il maestro è trovato insomma in tutta la razza a farti in miramete con la nonna Maria che lei era cugina oh che teatro adesso si è fatto hai fatto il brindisi e te che hai fatto adesso ancora ancora io ero sedentata una giornata è contenta. Ah, aspetta. Ma vedo la foto ma non la fa. Dopo dice ma non c'era a quasi 90 anni non può fare. L'amore non ha non è età. È in bar quindi. È vero o no? Quanti bar? La Disen! Con la buca per mettere all'opera per te! Guarda però te ne sono una gemma! La gemma! La gemma con la 73 anni! E la roba in giugno! Si è rifatta il seno la gemma! Tutto si è rifatta! Sì! Sì! Anche di butta! Eh sì, la pare una mucca però! Però la pare una mucca! Dai, la sapere! No, no, sta bene! Ma sì, sta bene, ma te con la macellica che la ginnastica 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ma adesso che misura porta? Cioè, prima cos'era? Io la seconda. No, la gemma, la gemma. Stiamo parlando della gemma. La gemma dalla seconda è passata alla quinta, no? No, la settima. Noi la Cipriani. Una volta sette. Siete informati, guardate Grande Fratello. Nomi no, che nomi perché? Mi fai sapere allora. No, perché reggisci oggi. Lei lo sa. No, non lo guardo, guarda, no, proprio perché mi dà i nervi. Mi sembra. Te che conosci Rocco Siffredi non me la racconti più. No, guarda. E da sé, quando finì da leggerti con Gesù, ti sei puttaniere. Perché quello fa? No, mi sembra di conoscerlo, ma non mi ricordo dove l'ho visto. No, mi te lo dico, mi giro oggi era dalla parrocchia. Mi guardi la Satana! Non mi sapere andarsi nel paese, no? E poi dopo sono abbonata oggi è la vita. Bello, però bello. Se c'è il giornale lo leggo, mi è rimasta appena quella. Oh signore, c'è da morire da ridere. Adesso c'è la passeggiata. Ti è scalmando la zia Giglia. Fa un bel giro in mezzo ai prati. Adesso che il fuoco, qui con la cappella. Ma chi no? Ma chi il fuoco con la cappella in fondo? Sì. Ci sono. Quelle le suore che. Un ghetto, dove? Io voglio andare a finire tu.